www.maurizioppoli.it, torniamo a parlare di passaggio generazionale. Cosa succede quando un leader di un'azienda viene a mancare? Il tema della successione è tornato alla ribalta ultimamente sulle cronache e riguarda allo stesso modo grandi imprese e piccole imprese. Il passaggio generazionale è un momento molto delicato e dovrebbe essere pianificato all'interno di un'attività, di un'azienda. I dati ISTAT dicono che nei prossimi 5 anni il 18% delle imprese dovrebbe cambiare leadership e soltanto però il 9% sembra dargli un'importanza, solo il 9%. E solo il 14% delle imprese dichiara di avere un piano formale. Il 62% dei leader italiani desidera che l'azienda resti di proprietà della famiglia, eppure solo il 30% delle imprese riesce a superare il terzo passaggio generazionale. Una buona riflessione a tutti e alla prossima.